Un venerdì molto caldo, ormai insomma lo sappiamo, siamo proprio nel cuore, nel ventre dell'estate 2024 ed ecco qui che torna a trovarci Massimo Ferruzzi di JFC. Buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovato. Allora, quando parliamo di Massimo Ferruzzi JFC parliamo di un osservatorio nella versione invernale della montagna, in questo caso invece l'osservatorio panorama del mare Italia 2024, quindi uno studio approfondito sul turismo. Innanzitutto complimenti per quello che fate insomma ogni anno in maniera così dettagliata da restituire un report per tutti coloro insomma che davvero vogliono scartabellare quello che è un settore trainante, no, per la nostra Italia legato al turismo. Io partirei subito, Massimo, da questa parola che ho letto, una parola chiave. L'estate 2024 sarà caratterizzata dall'iperpersonalizzazione. Sì, certo, è il tema di quest'anno, nel senso che ogni cliente, ogni ospite di qualsiasi località vuole sentirsi persona singola, nel senso non si accontenta di acquistare il classico pacchetto già strutturato uguale per tutti, ma vuole un'offerta fatta su misura, estremamente personalizzata su se stesso, sulle proprie esigenze. Non è detto che poi utilizzi o acquisti realmente questa tipologia di offerta, però vuole sentirsi persona, vuole sentire un'offerta fatta proprio per se stesso. Qual è lo stato di salute del turismo italiano? Beh, se parliamo, rimaniamo nell'ambito dell'offerta balneare italiana, lo stato di salute è uno stato abbastanza positivo, con un inizio di stagione comunque non facile per nessuna località. Abbiamo avuto un maggio e anche un giugno difficili, sia condizionati dal meteo, ma anche dal fatto che gli italiani comunque sono molto più attenti alla spesa, considerando oltretutto che quest'anno fare una vacanza al mare costa, diciamo, abbastanza di più rispetto all'anno scorso. Se poi prendiamo in analisi gli ultimi due anni, l'incremento è stato del 20,5%, dato complessivo su tutti i servizi. Quindi questo frena e ha frenato comunque le prenotazioni. C'è una fase di prenotazione, cosiddette early booking, o comunque le prenotazioni anticipate, quelle che si sono fatte da dicembre fino a febbraio, che sono andate molto bene, ma riguarda soltanto una parte marginale del mercato. Per quanto riguarda invece le prenotazioni attuali, si va sempre più sotto data e questo crea problemi anche nella gestione dei servizi. Vediamo comunque un prolungamento delle prenotazioni a settembre-ottobre, quindi quelle destinazioni che avranno la forza e quegli operatori che avranno la voglia anche di rimanere sul mercato fino a fine settembre e anche tenere aperto ottobre avranno buoni risultati. Anche le destinazioni però devono essere disponibili, devono essere fruibili, devono esserci i negozi e i ristoranti aperti, quindi è un sistema che si sta spostando verso la parte finale della stagione, inizia più tardi e termina più tardi. È vero, lo abbiamo visto insomma ormai sovente da qualche anno, scene di persone ad ottobre o novembre ancora, no, magari farsi il bagno perché la situazione meteo ce lo permette. Quindi mi sembra di capire che comunque la tendenza di questo 2024 nell'estate italiana insomma vince il mare, in questo caso comunque gli italiani scelgono un po' anche nella dicotomia tra mare e montagna. Beh, d'estate vince sempre il mare, perché il mare rappresenta proprio la classica vacanza estiva, anche se le tendenze spingono un incremento anche delle vacanze in montagna. Quest'anno cresce di un altro 0,8% la quota degli italiani che vanno in montagna, quindi anche su quello c'è una forte evoluzione. Ricordiamoci che la nostra offerta turistica poi interessa non solo gli italiani ma moltissimo anche gli stranieri, che aumenteranno quest'anno nelle località balneari. E allora veniamo anche a quella che è la top destination, insomma le località top, quelle più ambite, quelle più frequentate. Chi ha il primato quest'anno? Allora, nella classifica generale, perché è utile ricordarlo, c'è una classifica generale che è data dalla sommatoria una serie di singole classifiche legate alla destinazione più familiare, più adatta a famiglia con bambini, quelle più green, quelle più trendy, più giovanile, eccetera, eccetera. Quindi nella classifica generale vince Rimini. Le prime due posizioni sono le stesse dello scorso anno. Rimini come leader, seguita da Jesolo. Interessante vedere che al terzo posto si posiziona San Vito Lo Capo,
San Vito Lo Capo, destinazione siciliana che acquisisce molto, molto punteggio quest'anno e appunto si porta in podio al terzo posto. Dopo San Vito Lo Capo segue Riccione, Alghero, Forte dei Marmi, Cervia, Milano Marittima, eccetera eccetera. Quindi un po' la litorale, insomma, costa adriatica, che poi in qualche modo, insomma, premia la sempre Rimini, insomma, su certi aspetti. Senigallia mi sembra si trovi al quinto posto di quella che viene scelta come località friendly, familiare? Familiare, esatto. Ci sono diverse località, San Benedetto del Tronto, ma anche altre, che si posizionano nelle varie classifiche. Quella che ha la miglior posizione sicuramente Senigallia, che nella classifica delle destinazioni più adatte ad ospitare famiglie con bambini si posiziona in quinta posizione. Esatto, l'importante è godersi l'estate al meglio, anche ovviamente con tutte quelle che sono poi le descrizioni del Panorama Turismo Mare Italia, l'osservatorio italiano proprio della JFC con le destinazioni balneari. Noi abbiamo avuto Massimo Feruzzi. A questo punto, Massimo, l'invito, anche se suona un po' strano, al 12 di luglio sarà per la versione invernale, per la montagna. Sì, a settembre cominciamo a studiare, ad analizzare il mercato della montagna bianca, quindi per capire quali sono le destinazioni, ma soprattutto anche quali sono le tendenze dell'inverno per tutti gli appassionati di sci. Ricordiamoci che poi la montagna non è solo sci, perché sempre più anche d'inverno sta diventando un luogo di vacanza anche per chi vuole semplicemente trascorrere un fine settimana in mezzo alla neve. Ecco, solo già pensare alle forze della montagna, oggi abbiamo un po' più di refrigerio, no? Pensare ai 3000 metri a gennaio forse potrebbe darci una mano per affrontare queste giornate di grande caldo. Buona estate a te, Massimo, e a tutto il tuo team. Grazie Davide, a te e a tutti gli ascoltatori.